Buonasera, siamo a Gaza City, nella striscia di Gaza, ed è esattamente il posto migliore per parlare di quello che invece succede in generale nel mondo arabo-musulmano della fine degli anni 70. Dopo il fallimento in fondo del nazionalismo arabo che non era riuscito né a sconfiggere Israele definitivamente né a garantire prosperità e giustizia ai propri popoli, si diffonde l'islamismo. L'islamismo non è l'islam, è l'utilizzo politico dell'Islam. Sono due cose ben diverse, è la stessa distanza che può passare tra la cultura occidentale e il fascismo e probabilmente la definizione di fascismo si adatta all'islamismo. Ci sono due eventi nel 1979 che segnano il punto di svolta e portano l'islamismo, che come movimento politico esisteva già dagli anni 20 con il Partito dei Fratelli Musulmani, lo portano alla ribalta. Uno è l'invasione sovietica dell'Afghanistan. L'altro è la rivoluzione in Iran, che inizialmente è fatta da tutte le forze che si oppongono al regime filo occidentale dello Shah, anche dai comunisti, ma chi prende il potere è l'Ayatollah Khomeini, che crea la Repubblica Islamica dell'Iran. Da quel momento l'opzione islamista, nelle sue due varianti, che si sfidano in guerre sanguinosissime fin da subito, quella sciita e quella sunnita, diventerà egemone di sicuro nella narrazione pubblica e otterrà sempre più consensi nel mondo musulmano fino a creare un movimento di massa come Hamas che nel 2007 vince le elezioni e da quel momento arriva lo scontro frontale con l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e Hamas si impadronisce di Gaza. Ecco, perché questi movimenti trovano consenso? Hanno, come tutti i totalitarismi, una dottrina e un'organizzazione certa, hanno la capacità di raccogliere consenso attraverso l'organizzazione, ma anche attraverso il fatto che c'è della gente a cui quello che fa vedere l'Occidente, quello che prova dell'Occidente, qui in Palestina, della sua incarnazione più recente, Israele, beh, non sono belle cose. Voglio dire, al terzo giorno che ti trovi a vedere quello che fa l'esercito israeliano, capisci come mai ci sia tanta gente che preferisce la morte per mano loro piuttosto che il vivere sotto di loro. Ecco, e però bisogna sempre ricordare che l'islamismo è una forma di fascismo, esattamente come il sionismo, soprattutto nella sua versione di estrema destra, quella dei coloni israeliani, come il sionismo ha cancellato un crimine non solo contro i palestinesi, ma anche contro gli ebrei, perché ha cancellato molte delle loro identità, lo stesso l'islamismo sta facendo con i palestinesi.